Quello lì? Tra l'altro non ero ancora arrivato a proposito. Dov'è che diceva andare di sopra, tipo? Beh, stallaggio del bosco, vicino al bosco, più o meno. Sacrario. Beh, se c'è lo stallaggio c'è anche lo sacrario, ma tra l'altro questo. Là è quello rosso. È possibile che ce ne sia un altro attaccato? Però qua stazione di posta era menzionato. Lago Adeia? Aspetta un attimo, non lo so. Non è che da queste parti entrambe le cose c'erano? Guardiamo diario di viaggio. Stazione di posta di Rule? Le rovine della Deia sono lì, sono attaccate lì allora. Dov'è il sacrario? Qui sotto qua che non si vede magari. Comunque facciamo una cosa, adesso andiamo. Però abbiamo trovato tutto più o meno. Io pensavo fosse il lago Nish, ma vedo che il lago Nish è proprio questo qua sotto. Sembra che sia su in cima. Stavo anche pensando, ah, non è ancora caricato. Lì ci sono delle. Anche pensando che magari potevamo prendere i vestiti quelli del clavo segreto e potenziare quelli, perché se dobbiamo andare in quella valle per i banditi per recuperare l'elmo, cioè saremo costretti in teoria ad avere un minimo di protezione. Viola. Ma il viola ha un effetto della luce. Allora, vediamo un attimo. Lì si vede il coso, ma è ancora più in cima.
Quanto pare. Mi sembra più o meno questa la posizione. Figurati se non... Ma... Il turbine di Revali è pronto. Figurati, dico, se non mi passa davanti la lucertola io... No, qua. Un altro Korogu, però... Diciamo che... Devo mettere una... Quantomeno una cosa qua. C'è una roccia. Questo. Okay. È dello stesso colore. Infatti. Precisa, ma maledata. Ciao ciao. Allora vediamo un attimo. Ma sembra di queste parti. Adesso sta già diventando buio di nuovo. Stava che potrebbe non si capisce che cos'è quello, però non si vede la torre, per esempio. La torre non si vede, però si vede il bosco, è strana sta cosa. Ovviamente anche la torre non c'era. Magari il senso è che la torre non c'era all'epoca della foto. Sembra questo più o meno. Non si deve vedere. C'è un monticello tipo quello. Tipo quello. Allora, perché non è là? Sta venendo il buio, non si vede più niente. I nostri amici.
No, siamo troppo in basso. Possibile che non si veda, perché siamo in zona, ma... E per certi versi sembra tutto più vicino. Ma dobbiamo essere sopra delle rocce rosse. Andiamo giù a vedere qua un attimo. Controllo di forza. Gittata. Un grosso martello di ferro originalmente, ma funziona bene anche come acqua. Cosa vuol dire lunga gittata? Arriva più lontano del solito? Avrà una hitbox più lunga invisibile. Vabbè, qui cosa succede se colpisco questo? Viene giù un altro di questa. E che ce ne facciamo? Impediscono. Cos'è sta roba? Allora, l'ascensore tutto sigillato tra le pareti, quindi non c'è possibilità, per esempio, di planare da qualche parte. Là sopra non si può salire, mi sembra. Ok, bisogna in teoria. Aspetta un attimo, forse. No, ma è tutto sigillato, cavolo.
c'è, anche perché c'è il martello. Mi sa che in teoria è da colpire la sfera e spedirla via, no? Ma come facciamo? Si passa attraverso. Non so, mi sembrerebbe. Cioè, praticamente è golf. È questo che vogliono fare. Dov'è? Non l'ho visto io. Incredibile. Ragazzi, io ho rotto tutto praticamente. Non riuscivo a farlo andare dentro. Non so, cioè, quando sono. C'è un corridoio anche qua. Un altro. Quello che valga la pena questi qua. Tello. Super attacco. Ho provato davvero 10 minuti, 10 minuti ci ho provato, adesso vediamo questo. Sposto di un chilometro. Aspetta, aspetta, aspetta. Spero che ci sia una super ricompensa qui dentro, perché il nucleo. Non so, l'idea è carina di questo sacrario qua, ma oh, io ho spaccato tutto per sono rimasto senza armi. Anche questo non sta andando. Forse la cosa ideale sarebbe quella di lancia. Infatti io ho provato a usare quella, ma non si è subito scassata, quindi mi sono fermato, anche se comunque tanto vale romperla, non cambia niente. Come abbiamo rotto un martellone là del Goron, la stessa cosa. Cosa voleva il diamante? Non so. Perso tanto tempo.
Non è grande che... Attaccami nell'acqua. E ecco, per esempio, i vestiti, quello della, di nuotare veloce, potrebbe andare bene questi frangenti. Se devi attraversare... Però bisogna vedere quanto è efficace, poi. Ciao, scatola! Sono i nemici che incontro di più. Questo quanto è. Va bene tutto adesso, in questo momento. Dall'alto del bosco. Wow, che lusso qua. Non c'è nessuno. Facciamo scorta di questi. Scorta. Si fa per dire. Non c'è un martellone qua. Shabby pen, ho capito, ma 18. Bene, c'è quello lì che cambia le cose. Andiamo dentro. Nice. Vediamo se ci... Anche tu sei in viaggio, se ci aiuta magari. Io viaggio in tutto il mondo, se vuoi posso darti qualche indicazione. Se è un'immagine, mostrami. Mi pare che è sempre generico, vediamo un attimo. Questo là. Ma questo dovrebbe essere facilissimo, in teoria. Proprio su del castello dovrebbe esserci un luogo in cui si officiava una cerimonia di investitura dei cavalieri. Adesso è in rovina, ma sono abbastanza sicuro che questa immagine fu scattata lì, ho capito? Però si tratta di una zona pericolosissima. Quindi se hai intenzione di andarci, stai molto attento. Boh, nessuna... Eccolo qua. Ciao a tutti, la trifoglia di notte o di giorno. La mia voglia di pettegolezzi non si placa. E voi spettegolate nel sonno? In questa edizione speciale vi parlerò di qualcosa di davvero straordinario, la misteriosa maschera Korogu. Si dice che quando si ama davvero un oggetto, questo venga abitato da uno spirito. Sarà vero? Beh, le voci dicono che questa maschera Korogu sia per davvero posseduta da uno spirito. Se la si indossa, pare che ogni tanto si metta a vibrare e produca strani rumori. Forse ti avverte quando i suoi simili sono vicini. Ah, ok. Quindi questa può servire per questo, ma tu non puoi vederli, chi lo sa? Pare che questa maschera sia nascosta nell'incavo di un albero, in una foresta che fa perdere l'orientamento. Quella dei boschi, cioè, dobbiamo trovare un albero in cui c'è dentro, un po' generico, eh? In un luogo del genere cercare qualcosa deve essere arduo, ma forse c'è un modo piuttosto semplice per farlo. Forse... Qual è? Dimmelo. Dimmelo. Allora. Vediamo qua. Ah no, beh, ormai sto facendo un giorno, sono le 4. Alle 4 c'è così che tanto chiaro. Perché c'è una Gerudo? Oh, dove sarà il mio voi? Io sono Karsha e sono una Gerudo. Ricorda bene il mio nome. Sono arrivata fin qui dal deserto Gerudo, da profondo sud-ovest. Sono giunta nelle terre di Holdin in cerca di un voi. Ma non ne ho trovate di decenti. Beh, almeno finora. Non ti piace? Ah, mi pare che siamo vestiti. Dobbiamo cambiarci d'abito un attimo. So. Cosa mettiamo? Ehi, hey, sono io, il tuo fidanzato. Niente. Non
ci pensa nemmeno. Vediamo le frecce. Livello del gelo per 3, per 9, per 1, la Vivax. La costa. C'è, ma... Boh. Non lo so. Adesso che faccio? Che c'è? Regolarsi la vita servono soldi e fama. Vabbè, i soldi sì, fama. E per ottenere entrambi il castello di Rulia è il posto giusto. Sicuramente tra bocca di armi e tesori preziosi appartenuti alla famiglia reale e ai soldati. Però come ben saprai, brulica anche di mostri. Provati un lavoro. Devi provarci. Hai ragione, visto che tutti ne parlano, devo andare a vedere a tutti i costi. Dai, dai, così. Basta. Allora del castello di Rulia c'è il molo e da lì si può entrare. Inoltre a quelle parti ci dovrebbe essere un antico sacrario, già sento odore di tesori splendenti, però tutti quelli che sono partiti la volta del castello non hanno fatto più ritorno, dicono in giro, eh. Non so, tu prova, biondino. Vai. Uffa, non riesco a pensare a un piano efficace. Che tristezza ste stallaggia, non c'è nessuno che ci dà una missione. Oh, dove sarà il mio poi? Niente. Allora. Andiamo qua. Allora, lui dice... no, c'è il molo. Fossato del castello. Poi sarà qua. Però voglio dire, non serviva il suo consiglio. Qua perché c'è questo? Non è un ricordo che avevamo poi fatto? Sembra di sì. Ho lasciato il timbro. Ma vogliamo l'album un attimo. Ecco, non era questo? Si vede che mi sono indicato il timbro. Allora, andiamo. Qui comunque indica un tesoro. Avevo messo un tesoro, non mi ricordo perché. Qua viene. C'è bisogno di chiamarlo. Andiamo a vedere quello là, che forse se riusciamo a prenderlo. Aiuto! Ma io non accordavo blu. Ehi tu! Sei forte, grazie mille dell'aiuto. Questo è per ringraziarti. Risotto al granchio. Ah. Mi hai salvato di nuovo, che quando mi viene voglia di guardare il fiume non esisto proprio. Ma non siamo, se non siamo più liberi nemmeno di fare una passeggiata, vuol dire che viviamo proprio in un mondo calamitoso. Basta, me ne torno alla stallaggio. Ok, vai. Vai, vai. Non si prende più la briga di venire a trotto. Era trasportato direttamente. Solo due vuole lui, naturalmente. Là c'è un albero gigantesco. Strano. Mi piace questo qua che è apparso.
Vabbè, qua forse tra l'altro possiamo andare. Questo chi è? Spero arrivi un cliente per questa cianfrusaglia. E se qui per far fare un po' di surf su scudo, cosa sarebbe? Ma tutto bene, tranquillo, non c'è niente di cui preoccuparsi. Sono membro di un gruppo che si occupa di surf su scudo, i spacca scudi. Beh, a dire la verità, gli unici due membri siamo io e Finn, che si trova ai piedi della collina. Se c'è qualcuno. Mi compito offrire ai clienti l'ebbrezza della velocità più pura che solo il surf su scudo può regalare. Questa collina è il posto più estremo? Ah sì? Montagna no. Per praticare surf su scudo? Di provarlo assolutamente, amico. Se non hai uno scudo puoi comprare uno dei nostri, scordatelo. Se la gente non inizia a comprarci qualcosa, questo gruppetto di due membri può dire addio alla propria attività. Se ti lanci giù da qui verso nord-ovest non avrai problemi, è un percorso adatto anche ai principianti. Forza, non essere timido, vai e divora la pista. E magari torna qui a comprare qualche scudo. Ma che... verso nord-ovest. Ma che era? No. No. Allora. Prima di usare il coso. Ok, vediamo se abbiamo questo tizio qua. Va bene, ok. Bel momento per rompersi. Vabbè, ma vabbè, ci sta suggerendo. Boh, non so cosa serve lui qua, perché non ci spiega come si fa. No, almeno ci ha spiegato come si faceva. Quindi se noi fossimo arrivati qui prima, sentire. No, ma non credo. Niente, continua a ripetere sta cosa. Andiamo a vedere cosa c'è sopra. Ok, vedi. Perfetto, so che sono caduto. Ecco perché c'è il surf sullo scudo. Sì, ma... boh, è durato pochissimo. Carino questo. Non so se ci arriviamo. C'è di mezzo perfettamente il cavallo. Ci arriviamo. Oh, ok. Avevo calcolato abbastanza. Sì, sì, ciao ciao. C'è anche suo fratellino qui attaccato. La prima volta che ne trovo due. Due. Pochi metri. Andiamo a vedere quel sacrario là. Com'è che era? Che c'erano le spine forse? Cosa che c'era di problema lì? Magari là è anche meglio in realtà, eh? Andare sulla cima. E direi che è meglio andare là. Dieci. Quello che interessa adesso è andare più in alto possibile.
tutti questi sassi. Eccolo lì. Mi sembrava un po' strano. Un po' lontano. A parte che siamo girati da parte sbagliata. Dovevo usare forse il coso, ma dove va a finire? Ha ragione Adriana che mi ha detto che in realtà l'arco a 3 non spara 3 frecce, ne spara una ma valgono per 3. Meglio. Il fatto che non si può nemmeno caricare, tipo, no, ma manca un metro e mezzo, un metro. Quindi, oppure è l'unico posto, a meno che non prendi. O prendi una zattera. Vabbè, dai. Ci rinuncio. Sopra, perché forse ci arriva anche, non può venire, ma non ha senso questa cosa. C'è un ponte, c'è perché non può venire qua? Perché siamo in montagna, vediamo qua sotto. Qua sì, qua no, però l'abbiamo fatto venire su in cima a Monte Everest. Come minimo c'è una zona anche là nelle terre di Aldrin dove riesci comunque a farlo arrivare. Posizionare, provare ovunque finché non si riesce. È una cosa un po'. Comunque loro hanno parlato di molo e quindi sacrare da qualche parte qua. Potrebbe andare da dietro in effetti, vedere se si riesce. Io qua non leggo molo, però leggo fossato e boh, qui sembra che ci sia delle cascatine. E ok, il molo. Boh, dove sarebbe ste molo? Il molo è molo, dovrebbe avanzare fuori con tanto di. Sta girandola? Prendiamo questa scatola.